6 day left. Pronto per il giorno 2? Ecco la missione. Ehi, ti sei dimenticato del piano? No, ne abbiamo parlato ieri. Ignorare la missione e andare al fiume di Shibuya. Quando sarò il compositore, questa storia del gioco sarà finita. E allora? Andiamo, dai. Andare dove? Non avete nemmeno letto la missione. Chi è stato? Buongiorno, sono il game master di questa settimana, Mitsuki Konishi. E questa sarebbe la Vergine di Ferro. Spostati, io non ho tempo per te. Che troglodita, credi che non veda cosa hai in mente? Vorresti ignorare la missione e causare problemi. E allora io sono un demone, non devo fare stupide missioni. Come pensavo. Beh, mi spiace informarti, ma sei stato ufficialmente espulso dai demoni ieri. A partire da oggi sei un semplice giocatore. Chi se ne frega? Non mi licenziate voi, sono io che vi mollo, io! Oh, non recitare la parte del bambino. Ti pare che stia recitando? No, in effetti sei un talento naturale. Puoi dirlo forte! Coso? Ti sta prendendo in giro. Cosa? Poiché non posso regredire al tuo livello mentale, la faccio breve. Ora sarai anche un giocatore, ma hai comunque infranto le regole dei demoni, quindi dovrai subire una penalità. Ti hanno spiegato che i punti dei demoni determinano la loro durata di vita? Sì, allora? Sai che roba, io? Hai totalizzato 0 punti. Non ti sei proprio ammazzato di lavoro. Volevate che facessi attaccare i giocatori dai rumori. Non era questo il motivo per cui mi ero arruolato. Allora non capisco proprio il motivo per cui lo hai fatto. Il successo di una persona è costruito sul sacrificio di un'altra. Inoltre, se non mi sbaglio, il tuo unico motivo per diventare un demone è appollaiato proprio sulla tua spalla. Il piccolo rumore? Che miseria. Sta zitta, che ne sai tu? Come desideri. 0 punti significa che hai circa 5 giorni da vivere, incluso oggi. Cosa? 5 giorni? Allora non durerò tutto il gioco. Le ali da demone non sono una licenza per fare tutto ciò che vuoi. Pensaci nel tempo che ti rimane. Dunque, giocatore, in onore della tua caduta in disgrazia, è giunto il momento di prendere il tuo biglietto d'ingresso. Cosa? No! Chissà cos'è per te la cosa più cara, che sia questo rumore? È lui, vero? Ridammelo, strega di ferro! Ah, ho un'idea migliore, poiché questo sembra distrarti. No, non farlo, io! Ecco qua. Ferma! Oh, che stronza. Nell'anime se lo inserisce nel petto per nasconderlo. Ah, l'ha trasformata in spilla lei. Ecco, molto più maneggevole. Ora puoi concentrarti sulla mia missione. Maledetta! Dammi quella spilla! Prima la vostra missione. Che ne dite di... Sconfiggetemi, avete 6 giorni. Giorni? O finché non morirete, quello che accadrà prima. Io non mi servono 6 giorni. La faccio finita qui e subito. Una risposta prevedibile e afferrettata. Fammi finire. Se continui a interrompermi ti dovrò bocciare. Non ti importa cosa accadrà a questa spilla? Maledizione, non è giusto! A questo punto mi sposterò in un certo posto e ci resterò per i prossimi 6 giorni. Voi dovete trovarmi. È un po' come nascondino. Dobbiamo solo trovarti, facile, io! Esatto! Lo chiamiamo secondo sport dei demoni, nascondino. Ho scelto qualcosa di adatto alla tua età. Cosa hai detto? Buona fortuna a voi. Oh, tieni, ne avrai bisogno. Ah, la spilla. Non vedo l'ora di vederti divincolare e soffocare, impotente nella tua ricerca, impotente nell'impedire alla morte di trovarti. Stammi bene. Yo, torna qui, dannazione! Il timer. Diamine, se n'è andata! Questa è la strada per il 104. Yo, dimenticati del fiume di Shibuya, dobbiamo trovare lei, bello! Mi serve quella spilla, altrimenti essere il compositore non ha senso. Aspetta, perché? Quel rumore che cos'era per te? Cosa... Quello non è un rumore, cuffiette, eh? Muoviamoci! Cioè, qua non ci arriva che cos'è quel rumore? Ti ho sopravvalutato, Neku. Allora, prima andiamo a fare un giro. Ah, cavoli, una barriera! La spacco io, yo! Oh, cosa c'è? Hai mai pensato di preservare le tue energie? Non dobbiamo per forza sfondarla. Se n'è andata dall'altra direzione. Ehi, potrebbe essere una trappola, yo. Non puoi dimostrare che Faccia di Ferro non sia passata di qui. Neanche tu puoi provarlo. Iniziamo dalle cose ovvie, ok? Poi possiamo tornare qui a spaccare roba. Ma non c'è tempo per tirare a indovinare. Ascolta, io capisco come ti senti. Ma ora non sei più un demone. Ora devi... Ok, mammina, e che cavolo? Va bene, passiamo al 104 prima.
quindi questa è la spilla S. Mi ricorda quella che ha avuto successo in città. Sai, credo che sia la stessa spilla. Qualcosa qui mi puzza. Allora turati il naso. Dobbiamo indossarle, ordine della Game Master. Vuoi dire sua maleficenza di ferro? Questa volta sta veramente esagerando. Oh, ma dai, goditela un po'. Armi segrete, poteri scatenati, io ci sto. Ah, ti sei mai chiesto perché solitamente ci sono le catene? Presumo che ci sia un prezzo da pagare. Qualcosa sta spaventando i piani alti. Se tirano fuori queste cucciolotte. In effetti mi pare un po' eccessivo per un piccolo pivello traditore. Forse, o forse no. Eh? Ma fammi il favore. Comunque, vedo che ti sei finalmente rallegrata. Sì, e allora? Il lavoro sta finalmente tornando alla normalità. Gratificante. Brava ragazza. E ora perché? State lavorando diligentemente, vedo. Eh? Certo, signora. Eccoci al 104. Allora, vediamo se c'è qualcosa di nuovo per me. Questa non ce l'ho. Allunga gli effetti di immobilità. Niente eccezionale. Il D plus B. Ovviamente la spilla marchio questa. 2 olicarco, 3 materie ombrose e una materia oscura. E la madonna, niente più vuoi? Manco fosse chissà cosa. Ah, eccole qua le cose per bit. Sticker bit, livello di fusione. Cosa vuoi? 2 di questo? È un po' tanto, però... Va bene, per questo invece solo uno ed aumenta la difesa. Questa 8000, vediamo. Premi Neku. Premi Neku e rilascio per lanciare un feroce fendente. Neku non potrà muoversi mentre tieni premuto, ma la potenza aumenta l'aumentare della durata. Bello, questa mi piace. E può evolversi, non male. Aumenta la difesa se lo indossa Bit. Più tempo per maneggiare le sue carte fusioni. Ok, questo sì, ha decisamente da prendere. Una nuova spilla Mus Rattus. Regalo per l'anno nuovo. Ah, questo è particolare. Ci vuole Ovis, scatto di Team Pin e parsimonia di Team Pin. 100 PF, 5 di attacco e 5 di difesa. Vorrei sapere che cos'altro fa però. Per questa invece trascina uno spazio vuoto. Ma Mus Rattus non si evolvono mai? Sono spille così semplici? Questa qui vorrei comprarla. Voglio avere almeno una di tutte le spille nel gioco. Laddove possibile ovviamente. Vediamo se possiamo andare da altre parti. Un'altra barriera, fine della strada. No, non adesso, io. Oh, non fare pazzie. Oh, smettila di rompere le scatole, ciccio. Sto parlando di questo. Questa barriera si apre con la mia chiave di livello 1. Quella che hai usato per aprire la barriera di ieri. Si è dimenticata di riprendersela. Clicchete. Ecco, aperta, andiamo. Grazie. Andiamo dal nostro amico di Dogenzaka. Dannazione, dove è andata quella maledetta demone? Ti ho beccato, traditore. E tu chi diavolo sei? Un demone. Certo, come se non lo vedessimo. Beh, indovina un po', ora sono un giocatore, non puoi toccarmi. Cosa? Non avete ricevuto gli aggiornamenti? Il PS è in stato di emergenza. Che emergenza c'è? Quando l'esistenza del PS viene minacciata, la neutralizzazione dei fattori maligni assume l'alta priorità. Scusa, bello, io non parlo il difficilese. Significa che il divieto di attaccare i giocatori non vale più. Ora sei solo una preda per me. Se ti cancello mi faranno ufficiale. Buon per te, io. Fai del tuo meglio. Non sono più forte di... Ma sono più forte di quanto credi. Non se io indosso la spilla S. S? Cosa sarebbe? Mi rende decine di volte più potente del normale. Potresti morire dai su uno che... Ah! Questa poi, te la sei proprio cercata. Stava per dire il suo cognome. Ok, ciccio. Ah, siete due ora. Becca di questo. Spostati, Neku. Prendi fuoco. Madonna mia. La spilla di fuoco unita a Bit qua. Madonna mia. Spacchiamo il culo quando riusciamo a intercettare. 2 da 10.000. Che culo. Potenziamento attacco. Ma no, l'ho appena comprata. Ma che palle. L'ho appena comprata quella spilla del merda. Come? La spilla non ha funzionato. Tutto è chiacchiere distintivo. Non funziona perché sei debole. Ti ho sottovalutato. Ah, non dirlo. Dai su chi? Lascia perdere, io. Abbiamo problemi più grandi. Lo stato di emergenza. Ora dovremmo combattere contro i demoni. Ah, dannazione! Perché devono metterci bastoni fra le ruote quando siamo già stracarichi? Perché siamo arrivati a questo, io? Perché li hai traditi?
Ah, vuol dire che è colpa mia? Beh, va tutto bene. Dobbiamo solo eliminare i demoni se provano ad attaccarci, giusto? Per me va bene. Ok, andiamo a trovare la Vergine di Ferro. Però è strano. Il Game Master avrebbe semplicemente potuto cancellarci. Perché non l'ha fatto? Che senso ha affidarci questa missione di ricerca? Yo, andiamo! Va bene. Posso contare su di voi, Kariya, Yashira? Ma certo, signora! Ordini speciali direttamente dal Game Master! Ne siamo onorati! È la stoffa dell'ufficiale, Yashiro. In fatto di punti, sei fra i migliori. Potresti farcela. Ti serve solo un po' più di moderazione. Certo, signora. Grazie per il consiglio. Mostrami dei risultati e ti garantisco una promozione. Ne parlerò col signor Kitaniji personalmente. Ora fai del tuo meglio. Non la deluderò, signora. Per quanto riguarda te, Kariya, dovresti già... Hai già scelto un nascondiglio? Deve essere divertente scappare. Scappare? Oh, Kariya, devi riconsiderare la tua errata supposizione. Io intendo attaccare dall'ultimo posto che sospetterebbero. Dall'ultimo posto, eh? Peccato che io già so dove ti nascondi. Stronzetta. Allora prendiamo due ramen che aumentano l'attacco. E per adesso sono a posto. Grazie capo. Vediamo se questo negozio è qualcosa di nuovo. Oh bella. Carina. Tocca un nemico. Tocca un nemico per ricoprirlo di pietre. Potrebbe non avere effetto su alcuni nemici. 5 metalli rari e 3 tectite. Tutto tuo. Grazie. Grazie fratello. Chissà se questo negozio lo riapriranno mai. Ehi, hai visto? Aspetta, faccia di ferro! Ah, stupida barriera! Spilla chiave, fatto, yo! Dai! Secondo me lo sa che abbiamo la chiave. Me ne vado. Smetti di scappare, codarda! Questa è la East, si nasconde nell'edificio, yo! Questa è la nostra possibilità, cuffiette, eliminiamola ora! Non prima di aver fatto un giro, amico mio. Aspetta, disertore. Dannazione, un demone. Delinquente, mostrami cosa sai fare. Ah, già, così subito, neanche... Dai, combattiamo, vaffanculo. Oh, questa è dorata. E si muove anche. Dai, prendi fuoco. Ci sono troppi nemici in questa zona. Aspetta. Ma, ah, ok, stavo dicendo. Come mai non riesco a prenderlo, dicevo. Ui, 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 calmo. Prendi fuoco, maledetto. Voglio vedere se... Oh no, è Beat, che cacchio. Volevo vedere se la medusa tirava fuori qualche suo clone come le altre. Quella? Una da 10.000, una da 5.000 e una da 1.000. Dobbiamo iniziare a recuperare un po' di soldi, eh. Che all'inizio ne avevo una marea. Cavolo, ma dove sono arrivati? Andiamo. Ah, 1.000 yen. Grazie. Prima Beat, dobbiamo girare tutti quanti i negozi, fratello. Scarpe nuove. Metallo raro, pelle resistente e un tifone. Il tifone non era una spilla? Credo che fosse quella di Team Pin, tra l'altro. Vabbè. Grazie. E di qua non possiamo passare, bene. Aspetta, disertore, un altro demone. E dai, vabbè, combattiamo, almeno mi dai i soldi, dai. Oh, la volpe. Aspetta, scappa. Oh, calmo, calmo, calmo. Ok. Prendi fuoco. Peccato che... Allora, l'unico peccato di questa qua di fuoco... Yes, sono salito di livello. È che fa danno a un solo nemico. Però magari se si evolve potrebbe fare danno anche ai nemici accanto. Che ne sappiamo? Proviamola. Questa spilla non è male. L'ho rivalutata tantissimo. Però aspetta, se continuo a fare avanti e indietro da queste zone, magari continuano ad apparire demoni e continueranno a darmi 10.000 yen e io continuo a salire di livello. Potrebbe essere una bella idea. Qua è chiuso. Ovviamente altro nemico. Oh, più nemici incontro, più io salgo di livello e più ci guadagno soldi. A me mica mi cambia nulla.
Anzi, mi fa un piacere. Aspetta, devo distruggere i girini. Perfetto. Combatti. Distruggi. Muori. Oh, oh, calmo un attimo. Ecco fatto, distrutte le bollicine. Breccati i sassi. Oh, oh, calmo un attimo. Ecco fatto. Ti dirò che in realtà utilizzarne due non è neanche male. Pensavo peggio. Yes, salita di livello. E abbiamo ottenuto 50 yen, me l'avranno dato sicuramente i girini. Tra l'altro quei girini qua mi sa che mi danno le spille da 1 yen se lo metto in facile forse. Vediamo subito, aspetta. Sono due girini diversi però, eh. Quello nero in facile mi dà 1 yen. Questo mi dà 150. Visto così mi sa che mi dà i 10 yen. Vista così, eh. Qua è aperto, perfetto. Nemico ovviamente, ciao, sì, sono un disertore. Aspetta, scappa. Ecco fatto. Niente, aspetta, questa è quella gialla, calmo. L'unica che può darmi veramente problemi di sorta. Colpisci. Ecco fatto, calmo. Prendi fuoco, prendi fuoco, prendi fuoco. Calmo, staccati da qua. Ah, è perché c'ho il girino de merda addosso. Stupida bici. Ecco fatto. Niente più ranocchia. Perfetto. Ecco fatto. Vieni qui tu. Ecco fatto. Oh, i combattimenti con i demoni non sono difficili, dai. Ce la possiamo cavare. E soprattutto ci guadagno un sacco di soldini.